Salve amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan per una nuova trasmissione. Il tema del giorno saranno argomenti vari, visto che non mi sono preparato ultimamente nessun discorso, però ho il tempo e l'opportunità di fare un nuovo video. Quindi perché non disapprofittarla? Appunto, perché? Perché no? Invece la voglio approfittare. L'ultima volta, se non erro, ma controllate voi, ho dedicato tempo e spazio, come direbbe Albert Einstein, alla tragedia greca. E mi chiedevo, perché nessuno Stato è intervenuto prima che fosse troppo tardi? Perché la Germania non ha fatto nulla? Ebbene, la Germania non ha fatto nulla perché ha voluto vincere in competitività tutti gli altri soci europei. Sappiamo che ciò che limita la produzione dei paesi europei è una legge europea che ha varato anche la Germania, per cui più del 6% non si può produrre del prodotto interno brutto. Eppure i tedeschi forse hanno sforato all'8% o al 10%, cioè hanno contravvenuto quella clausola europea che permetteva a tutti gli stati di produrre in condizioni di parità. La Germania produce in più, invece che il 6% del prodotto interno brutto, del PIB. Produce l'8 o il 10, cioè dal 2 al 4% in più. L'Italia sta sotto il 2%, quindi produce in più la Germania come Spagna, Italia e 10 Grecia messi insieme. Perché il plurale di Grecia mi suona Grecie. Come Spagna, Italia e 10 Grecie messe insieme. Ecco come produce anche per Portogallo, per Macedonia, per Malta, per San Marino, per Monte Carlo, per Liechtenstein. Per quello che non vuole aiutare la Grecia e la Germania. Perché in un certo senso, producendo di troppo, oltre i limiti permessi dal regolamento europeo ad ogni Stato, ha tolto competitività anche alla Grecia, per le vacanze, per fare vacanze in Grecia è arrivato a essere più costoso che farle in Germania. Quindi, vabbè, sono le cose che non vanno. Ci abbiamo dei soci troppo prepotenti nell'Unione Europea. Ma il fatto che uscire dall'euro non è tanto facile, perché servono centinaia di milioni di euro soltanto per uscire dall'euro. Anche perché, come ogni socio dimissionario da una società, bisogna reindennizzare gli altri soci della propria uscita. Hanno comprato i tuoi titoli di Stato in euro. E adesso vogliono la liquidità perché tu adotterai un'altra moneta. Quindi com'è che funzionerà con i titoli? Alla scadenza in che li paghi? Che lo Stato non può più pretendere di pagare in euro, per esempio. Se la Grecia adottasse la dracma o la lira all'Italia, in che pagheremo le obbligazioni di Stato contratte in euro? Nella stessa quantità in lire, ma la lira si deprezzerebbe subito come la dracma all'uscita, allora costerebbe di più pagare quelle obbligazioni. Per estinguerle bisognerebbe prendere altri debiti nella moneta nuova, nella nuova lira, nella nuova dracma, però con una credibilità molto erosa, con una fiducia molto erosa,
quale ente creditizio nel mondo si farebbe carico dei debiti della Grecia o dell'Italia se si pagasse con lire e dracme? Nessuno, tutti preferiscono l'euro finché funziona, o il dollaro. Quindi ci sarebbero molti doppi cambi, perché in Grecia, per esempio, c'è gente che vorrebbe il dollaro, c'è gente che vorrebbe l'euro. La gente è andata a togliere i propri risparmi in euro proprio pensando che prima fanno il blocco dei ritiri di denaro, come è già successo, e poi escono dall'euro e la gente che non ha potuto ritirare i soldi si trova con una convertibilità che non li favorisce, perché te la fanno pagare a te che ci avevi euro il fatto che si ritorni a una moneta che non esiste più, la dracma. Quindi chi aveva 100.000 euro si ritrova con che non sono, non so, 100.000 dracme, ma magari 50.000. E poi la dracma appena uscita non vale come un euro, vale la metà. Quindi ti ritrovi un quarto di quello che avevi, e poi viene l'inflazione che precipita nel giro di un anno, invece che 50.000, 25.000 euro, perché diventerebbero 50.000 dracme, però subito il valore è dimezzato. Ti ritrovi 2.500 euro, quindi la decima parte di un quarto. Per quello la gente che può ritira il denaro subito, o ancora che non ci sono delle restrizioni nel ritiro del denaro forti, addirittura fanno dei versamenti all'estero anche se devono pagare per farlo, perché così si portano tutti i soldi fuori se ne hanno tanti. E quindi questa corsa bancaria che c'è, che ha fatto mettere delle restrizioni, il famoso corralito argentino, può portare al corralone anche, che è un blocco ancora maggiore della circolazione bancaria, per cui non si potranno neanche fare dei versamenti in altri, all'estero, né niente. Si blocca proprio il sistema economico da dentro e da fuori. Questo per dire che l'uscita dall'euro, se c'è, è traumatica. Però nel caso della Grecia, comunque, almeno gli serve, perché così come stanno, stare dentro all'euro agonizzando o finire di morire fuori dall'euro economicamente parlando, per loro c'è poca differenza. Si sa che per i credenti, e loro sono ortodossi, dopo la morte c'è la resurrezione. Quindi l'economia greca deve finalmente finire di morire, perché sta in fase agonizzante, non c'è niente da fare. Avevano le pensioni più alte del mondo, con la più alta reversibilità, si pensionavano ai 50 anni, avevano un mucchio di lavoratori pubblici e dipendenti pubblici quando ne serviva 10 volte di meno. Grecia non è come l'Italia, anche la popolazione è inferiore, erano metà pensionati, hanno fatto degli eccessi e degli abusi. I greci venivano a studiare in Italia perché le università greche non erano all'altezza. Io ho conosciuto molte persone greche che venivano a studiare in Italia, poi non riuscivano a trovare lavoro, rimanevano a lavorare in Italia, ingegneri, architetti, fisici, chimici. In Grecia non trovavano lavoro perché era un governo populista e demagogico, tanto di destra come di sinistra, che dava lavoro in strutture ed infrastrutture pubbliche, dove potevi farti una bella pensione che adesso gliel'hanno tagliata, però non facevi carriera professionalmente parlando. Beh, vivevano del mare e dei cantieri nautici. Poi le crisi mondiali hanno ristretto la lucrabilità dei cantieri nautici e quindi degli armatori. E quindi alla fine vivevano solo di turismo, ma il turismo è arrivato a essere caro per quello della competitività dei prezzi, che Germania tratta il turismo come un'industria. E abbiamo detto, Germania aveva nella produzione industriale un esubero dal 6 al 10% con rispetto alle quote che ha accettato della comunità europea, che non bisognava sforare del 6% del prodotto interno lordo. Il PIL, prodotto interno lordo, prodotto interno lordo. E che sto leggendo in questi giorni molto in internet delle Monde Diplomatique,
e leggo gli editoriali di Ramonet, quindi mi si è contagiato un po' di idioma spagnolo, perché lo leggo nell'edizione Cono Sur. Come dire, il prodotto interno lordo della Germania sfora dal 6 al 10%, o dal 2 al 6, e quindi anche il turismo lo hanno estrogenato in Germania, perché che vai a vedere in Germania che in Grecia non trovi. Però farti un paio di settimane o una settimana in Grecia, vabbè che hanno anche l'handicap di avere molte isole e arcipelaghi, per cui devi prendere piroscafi, battelli, ferry boat, aeroplani per viaggiare tutta Grecia, ma tutta Grecia la viaggi con 7.000 euro. Ecco, in Germania forse fai turismo con meno. Quindi che dire del salvataggio greco? Anzitutto la tragedia greca, e io ho delle tragedie greche, ma come questa no. È stata fatta per l'ambizione dei politici greci di parlare alla gente demagogicamente e populisticamente, promettendogli tutto quello che alla gente sarebbe piaciuto ricevere a cambio di votarli. Hanno speso più di quanto potevano, hanno creduto più di quanto potevano, hanno visto e fatto cose più di quelle che potevano. Però è stata anche una crisi europea, nel senso che primo gli si è dato credito quando erano incredibili, ma non perché facevano delle cose stupefacenti, perché tutto il mondo sapeva come scialacquavano il denaro, aumentando l'impiego pubblico, gonfiandolo quando non serviva. Anche la politica era abnorme, gonfiata da dentro, estrogenata. E poi il fallimento della politica europea, perché oltre a aver dato degli apprezzamenti economici sulle banche greche che non lo meritavano, sull'economia greca che era traballante, si vedeva, e quindi tutte gli enti quotizzatori economici europei e nordamericani connivevano con questa cattiva gestione politica ed economica. Poi è un fracasso dell'Europa, perché nessuno ha pensato bene, dopo di aver lucrato con i greci, di aiutarli. La Germania non li ha aiutati, ma gli ha venduto anche sommergibili nucleari e caccia da guerra, carri armati. Nessun paese li ha aiutati, però prima hanno fatto dei loschi affari, ben sapendo qual era la situazione dell'economia greca. Non sono caduti dalle nuvole. E poi il fracasso che non gli si è saputo aiutare. Adesso c'è un'altra cosa però che può essere uno smacco per l'Unione Europea, e se va bene per la Grecia alla fine va bene per il Portogallo, per la Spagna e per molti paesi meridionali. Io inizio a fare un video, poi le cose mi vengono a strada facendo. Per quello che la teoria era che se continua così, se l'euro fracassa, fracassa la comunità economica europea. Il rischio si diceva che era un'Europa a due velocità o un'Europa fratturata in due. Ma invece il rischio che poi farebbe cadere l'altra parte dell'Europa, quella ricca, è che invece i paesi poveri e arretrati, gran parte dei paesi del Mediterraneo, se non tutti, inclusa parte della Francia, e i paesi slavi che sono entrati nell'Unione Economica Europea vadino ad un'altra parte. Infatti non dobbiamo credere che noi stiamo nell'Unione Economica Europea perché siamo europei. Sempre abbiamo avuto in Italia un'identità europea, ma voi lo sapete chi ha fondato la prima Unione Europea? I nostri antenati romani, quando hanno fatto la Repubblica Romana, ha fatto l'Impero Romano. Quella era la prima Unione Europea. Quindi, no, noi stiamo nell'Unione Europea perché i nostri politici hanno firmato i trattati di Lisbona e di Maastricht.
e si è fatta nel 2000 questa Unione Europea che già esisteva da prima, dal dopoguerra, però l'Italia non ha fatto subito parte, ne ha fatto parte dopo. Ma noi potremmo stare in qualsiasi altra unione economica, perché non è detto che si chiama si chiami Unione Economica Oceanica. L'Italia non può far parte perché non è un paese oceanico, o Unione Economica dell'Atlantico, e l'Italia non possa aderire a quell'unione economica. Di fatto ci sono paesi che fanno parte a unioni economiche transnazionali, transcontinentali. Quindi noi potremmo far parte di qualsiasi unione economica, basta vedere che ci convenga economicamente, come l'Europa non ci conviene ultimamente. Perché prima sì, adesso no. Prima di questa Unione Economica Europea fatta nel 2000, l'Italia ha sopravvissuto grazie all'Unione Economica Europea del dopoguerra, ma dal 2000 in poi non ci ha più convenuto. Dicevo, il riscatto greco può arrivare, ed è quello che temono i nordamericani, ma anche gli europei, da Putin e dalla Russia. Infatti si è già riunito con il primo ministro greco, non so se si chiami Tsipras, e hanno parlato del debito greco, di che altro possono parlare? Ridevano nella foto. E poi anche Cina. Se Cina, Russia ed India assorbissero nella loro influenza, nella influenza del BRIC, che adesso si è unito anche Sudafrica e si chiama BRICS, se assorbono la Grecia, è uno smacco per la NATO, per i nordamericani e per l'Unione Economica Europea, perché significa che se l'Unione Europea ti rovina, Russia ti salva, ma significa anche che diventa un precedente per tutti quei paesi come Portogallo e Spagna che stanno per andare incontro al destino ellenico, alla tragedia greca. Quindi io penso che il futuro sia quello, non un'Unione Europea divisa o frammentata fra paesi del nord egemonici, come ho detto nello scorso filmato, che impoveriscono i paesi del sud per poi cercarvi mano d'opera. Pensate per un momento all'unità d'Italia, al risorgimento, alle industrie che c'erano nel sud, perché c'erano, che sono state distrutte con la guerra dell'unità d'Italia, o che sono state prelevate e chiuse dagli industriali savoiardi che appoggiavano l'unità d'Italia, gli industriali garibaldini che sono andati al seguito di Garibaldi. Mafia dicono che è l'acronimo di Mazzini autorizza furti, incendi, assassinati. Beh, incendi e furti nelle fabbriche del sud, che erano poi le fabbriche che finanziavano i Borboni. Quindi era strategicamente importante distruggere e disarticolare la produzione industriale del sud, perché anche era la produzione bellica che supportava gli eserciti dei Borboni nel sud, nel regno delle due Sicilie. Però a parte questo, pensiamo adesso all'Europa. Grecia ormai continua con il turismo, però per gli stranieri, perché vanno a mettere hotel, ristoranti gli stranieri, i greci chiudono e vanno a lavorare come camerieri fuori, come succede in Italia. Chiudono bar, ristoranti, hotel, e vanno tedeschi, soprattutto, che hanno un surplus di divisa e non gli costa nulla mettere un'osteria in un'isoletta. Poi mettono un bed and breakfast, vanno i turisti tedeschi che magari mangiano poco. Scusate, telefono.
sempre il solito sconto promozionale, no? Che ti scocciano le balle con 10 messaggi al giorno. Allora dicevo, mettono un bed and breakfast in un'isoletta piccola, in un atollo che se lo comprano a poco per 99 anni. Vanno sempre i soliti turisti tedeschi che si crogiolano al sole, che sono dei pensionati che hanno pensioni alte, fanno un fagotto di soldi. Allora, la manodopera in Italia, che è molto qualificata, incluso gli stranieri che vengono a vivere in Italia hanno una formazione eccellente, chiudono gli imprenditori italiani e le imprese italiane, vengono soprattutto dalla Germania, dalla Svezia, dall'Olanda e sfruttano quella manodopera a poco, quella maestranza, perché c'è poi tutta questa immigrazione illegale, per cui possono anche loro formare qualcun altro se tu non accetti. E quindi con la precarietà che già abbiamo inserito in Italia masochisticamente, ti danno contratto a 3 mesi, lo rinnovano costantemente e quindi non hanno delle spese addizionali. E quindi è questo il futuro di un'Europa divisa in due. È brutto per i paesi poveri, ma è bello per i paesi come la Germania, che gonfiano la loro produzione industriale nell'export. Però invece la minaccia per paesi come per industriali come i tedeschi, che cercano la manodopera a poco costo ma qualificata italiana, è che funzioni il salvataggio greco da parte di russi e cinesi che sono interessati a salvare Grecia, non per fare un favore ai grechi, ma sono interessati, soprattutto i russi, a strappare dall'influenza europea, nordamericana e della NATO i paesi slavi che sono voluti uscire fuori dall'influenza russa, ma che adesso si possono trovare in crisi come la Grecia, cioè Polonia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, ex-Jugoslavia, che sarebbe Bosnia, Montenegro, Macedonia, Croazia, Serbia, i paesi baltici, per esempio Lettonia, Estonia, Lituania. Ci sono molti paesi ex socialisti sovietici che sono entrati in Europa, Moldavia. Avete capito? Se stanno in problemi e non riescono a essere solventi con l'Unione Europea e se vedono il tiranneggiare della Bundesbank con rispetto alla Banca Europea e della Germania con rispetto alla produzione industriale europea, che loro possono vendere quel cazzo che gli pare, ma gli altri devono stare sotto il 6% a bacchetta, e vedono che invece Russia non ti mette limiti, anzi ti compra quello che vuoi. Ti paga il debito perché gli dà credito al tuo debito, non è che lo estinguono subito, però dicono all'Unione Europea: non mandare questo paese in default perché garantizzo io con le mie riserve auree e pago le quote che tu decidi. Quindi l'Europa è obbligata, perché non vuole perdere la Banca Europea e la Germania, non vuole perdere i suoi interessi, a accettare il ricatto russo di portargli via un membro dell'Unione Europea. Naturalmente nessuno piangerà se la Grecia va con Russia, Cina ed India. Magari il BRICS diventa BRICS-G perché c'è anche Grecia. Ma quello che gli mette il dubbio, il tarlo del dubbio che gli rode il cervello a questi burocrati della finanza europea e anche agli strateghi della NATO, è che la Grecia può costituire un precedente per tutti quei paesi che si sentono in crisi in Europa, anche se stanno meglio, come il caso dell'Italia, che il 90% degli italiani credono che la Grecia fa bene a uscire, anche se si rovina, e che l'Italia, anche se sta meglio della Grecia, dovrebbe uscire. Adesso queste stesse persone che sono anti-euro e anti-Unione Economica Europea
se sapessero che la Grecia può essere soccorsa da Russia, Cina, India, Brasile e Sudafrica, dai BRICS, che valgono più dell'Unione Europea messa assieme, perché i BRICS sono un gruppo emergente, Russia, Brasile, Russia, Cina, India, non so che, e Sudafrica, BRICS. Loro valgono molto di più di molti paesi dell'Unione Europea, a parte Germania. Ecco, se gli italiani sapessero che la Grecia sta per essere soccorsa da Russia e Cina con loro denaro, che gli comprerebbero tante di quelle cose che manderebbero al diavolo gli industriali tedeschi, probabilmente vorrebbero ancora a maggior ragione uscire dall'Europa per entrare a far parte dei BRICS, per stare con la Russia. Non ci scordiamo che c'è ancora tensione fra blocchi, perché gli Stati Uniti vogliono piazzare i loro missili in Doko-Yokoyo, pur di mettere delle barriere contro l'espansionismo economico e politico russo nell'Europa dell'Est e anche dell'Occidente. La Cecenia prima, poi la Georgia, adesso l'Ucraina, possono essere dei pretesti? Magari ci sono dei veri conflitti nelle regioni fra russi, ceceni, georgiani, moldavi e ucraini. Questo è innegabile, però gli Stati Uniti sempre intervengono per trarne partito, cioè limitare l'espansione russa, farla indietreggiare. Adesso che con il fracking hanno iniziato a estrarre selvaggiamente il petrolio, sperano che con la discesa brusca dei prezzi del petrolio da $200 al barile a 60-50 si rovini Russia. Però hanno dovuto smettere questa pratica perché si stavano rovinando loro, gli Stati Uniti, e adesso il petrolio aumenta, perché se sfrutti troppo intensamente i campi petroliferi poi non lo estrai più il petrolio che rimane sotto, perché si forma una bolla d'aria gigante e è più costoso estrarre il petrolio, poi si disperde nelle rocce. Questo lo sapevo io dai miei studi nella terza media inferiore, e non lo sanno gli americani nel 2013. Mi sembra strano. Allora dicevo, quello che succederà non è un'Europa divisa in due, ma è un'Europa dei paesi che adesso si possono considerare non allineati al benessere europeo, come Italia, che decideranno di uscire fuori dall'Unione Europea per appoggiarsi a Russia, per entrare a far parte di una società con Russia. Quindi sarebbe il fracasso dell'Unione Europea, dell'Unione Economica Europea, nata nel 2000, oltre che della vecchia Unione Europea, il fracasso di Bruxelles, ma il fracasso anche della NATO, che aveva tolto ai suoi antagonisti, alla CSI, Comunità di Stati Indipendenti, Russia e soci, i paesi dell'Est Europa che volevano sfuggire al controllo della CSI e di Mosca, ritornerebbero indietro. Quindi uno smacco per la NATO e per l'Europa. Se Grecia non è aiutata dall'Europa a risolvere il problema, perché l'Unione Europea vuole solo essere pagata, ma è aiutata da Cina e Russia. Quindi queste le cose che mi sentivo di chiarire e che ho lasciato in sospeso, perché ho fatto l'ultimo video di 41 minuti. Io so che tutti voi mi seguite, però dopo 41 minuti magari volete vedere qualcos'altro. E quindi ho deciso di fare in illo tempore il seguito, che ho fatto adesso. È venuto il tempo di parlare di certe cose. Io ci avevo dei libri di economia, comunque un libro che
che è molto interessante. È stato pubblicato in Spagna nel 1998 a Madrid, la capitale della Spagna, e dell'editorialista di Le Monde Diplomatique Edition Cono Sur. Si chiama Ramonet. Ma anche se qua raccoglie poi gli articoli di molti scrittori, ed è pensiero critico contro pensiero unico. Tanto magari non lo trovate in edicola. C'è il prologo di Edoardo Haro Teglen. È molto interessante. Però non starò a leggervi un libro, anche perché ho parlato abbastanza. Poi che dire? Io non so. Più aumentano gli scandali in Italia e più vediamo quello che fanno PD, PDL e altri, e più la gente li continua a votare, anche se quelli del Movimento 5 Stelle, i pentastellati, fanno delle cose buone per migliorare il paese. Ma io non capisco, io penso che fra burocrati, amministratori, funzionari pubblici, anche gente che lavora per i partiti politici diretta e indirettamente, da dentro o da fuori, per le infrastrutture e tutto, ci devono essere molte persone in Italia, parenti, familiari, amici, amici di amici, parenti di parenti, familiari di familiari, parenti di familiari, familiari di parenti, perché significa che loro così hanno già il voto garantizzato e un voto nipotistico, paternalistico, un voto in famiglia, perché non è possibile che non scenda più di tanto il percentuale dei voti che va ai partiti coinvolti in tante mazzette e tangenti. Significa che il 50% della popolazione italiana, diretta o indirettamente, è familiare, parente o amico di quelli del PD e del PDL, perché altrimenti in un altro paese avrebbe già vinto il Movimento 5 Stelle con il 60% dei voti. Poi c'è da dire un'altra cosa, che purtroppo non ci sono più maggioranze assolute di dati, perché c'è un astensionismo del 50%, cioè un 50% degli italiani che ha ragione già non crede più in niente né in nessuno. Quindi se continuano a vincere PD e PDL è perché c'è, e anche la Lega, poi me ne sono scordato qualcuno, come il partito del centro di Casini, che vabbè, fa Casini, ma perché il 50% delle persone già non vota, quindi è per quello che i grillini hanno una maggioranza relativa. Se votassero tutti in Italia all'80-70% come una volta, ai vecchi tempi, quando c'erano contenuti e contenitori politici validi, probabilmente magari fra PD e PDL prenderebbero fra tutte e due il 30% e i grillini almeno il 50 il 60. Invece no, vota il 50% delle persone e questo castiga tutti, anche il Movimento 5 Stelle. Quindi la gente dovrebbe più impegnarsi, non importa per chi vadino a votare gli indecisi,
anche per i partiti politici cattivi, ma l'importante è che non rimanga un 50% dell'elettorato senza consumare il proprio diritto al voto. Perché? Perché poi, se viene al governo il Movimento 5 Stelle, loro non l'hanno votato e dicono che è cattivo perché non gli piace. Te l'avevo detto. Se vincono uno dei partiti del polo di destra o tutti quanti insieme, facendo coalizione o appoggiandosi da fuori, dicono che no, che è cattivo, che loro non hanno votato perché sapevano che vinceva quel partito. E se invece vince la coalizione di sinistra unita come PDL o con un'altra sigla che sempre ne cambiano, o con un partito di centro-sinistra appoggiandolo anche da fuori della coalizione o in altro modo, dicono che anche non andavano a votare perché tanto avrebbero vinto anche loro e quindi non gli piaceva. Non piacendo la politica, la gente si è deresponsabilizzato, quindi non votano, e qualsiasi cosa succeda, vincano comunisti, socialisti, socialdemocratici, democratici, liberali, liberal-democratici, conservatori, centrodestra, destra, Lega, Movimento 5 Stelle, chi più ne ha più ne metta, chi non vota sempre può dire: a me che me ne fotte, tanto anche questo governo non mi piace. Ma allora si vuole distruggere la politica. Poi meraviglia quello che dice Jovanotti, che dei politici si può fare a meno, tanto ci sono esperti e tecnici. E poi fa una canzone populista e demagogica contro il tecnicismo nella politica, contro i tecnicisti, contro i burocrati. E beh, ma poi fa un video, una conferenza nell'università dicendo che lui appoggia i burocrati. E quindi questa è la contraddizione schizofrenica, bipolare che abbiamo in Italia. Vogliamo delle soluzioni facili che risolvano le cose per noi, delegare sempre qualcuno, ma non ci assumiamo la responsabilità di votare. Allora, non andando a votare, come va? Va male e ci lamentiamo, così giustifichiamo il nostro fracasso. E poi ci aspettiamo che qualcun altro faccia le cose al posto di noi. Incluso non andiamo a votare per non fare lo sforzo, e poi vogliamo che venga un super uomo, un super tecnico, qualcuno che risolva i problemi super partes e stando più in alto dei politici. Invece questo non succederà. Non succederà perché se viene un tecnico che non deve rendere conto agli elettori, ai cittadini, alla classe politica, al Parlamento, al Senato, alle istituzioni, e ne abbiamo molta di gente così in Italia che prendono soldi da capogiro e non fanno parte della politica, sono funzionari ed amministratori pubblici che decidono in realtà quello che il politico deve dire, e prendono centinaia di migliaia di euro al mese per delle gestioni fallimentari. Vedi all'Italia, vedi i treni, vedi tutto quello che vuoi. Allora, no, non è possibile che se chi governa il paese sia un tecnico, un funzionario pubblico, che la gente non vota, le cose vadino meglio. Deve passare per qualcuno che la gente vota, perché deve rendere conto all'elettorato di quello che fa. Quindi svegliatevi, non pensate che può venire in Italia una soluzione magica semplicemente non andando a votare. Vota, magari per protesta, magari scegli quello che è meno peggio, o magari vai a vedere, perché non è una questione di partito politico, quello che nella tua città, nel tuo paese, nel tuo villaggio ha fatto più cose buone. Perché occhio, in Italia sempre abbiamo avuto il voto disgiunto. Magari a livello nazionale, alle politiche, vota Movimento 5 Stelle. Magari alle amministrative, alle comunali, alle regionali, magari ci sarà stato qualcuno che, a prescindere del fatto che appartenga al carroccio,
al polo di sinistra, al polo di destra, magari è stato un buon amministratore, magari alla tua città ha dato dei risultati. Quindi vota a tutte le elezioni in accordo, per esempio, ai risultati che ha dato il politico. Magari un politico di centrodestra in una città ha fatto cose buone, indipendentemente dal fatto che ti sembri che il centrodestra a livello nazionale non ha fatto mai nulla, magari quel sindaco ha fatto molte cose buone. Allora perché vivere passivamente la politica? Va a votare, fatti sentire, o vota quello che sia, però che non sia una scheda annullata, o che non sia una cosa che dopo tu non moralmente non ti fai carico del voto, perché così poi sai dove hai sbagliato a votare e cerchi di votare meglio. Però uscire dal sistema per poi lamentarsi non conviene, è troppo masochistico. Quindi va a votare, così almeno dai l'opportunità a chi vince, per esempio il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche, di non vincere risicatamente con un 10 o 20% in più degli altri partiti, perché altrimenti le proporzioni dei deputati e senatori che vanno ai partiti politici è sempre la stessa, anche se vota il 50% aventi diritto, soltanto che con proporzioni risicate. Quindi poi abbiamo la stessa ingovernabilità che ci ha avuto Prodi e Berlusconi, perché vincevano con quote minime risicate, anche quando vincerebbero i grillini con poca maggioranza, perché se la gente vota poco, poi si devono ridistribuire i voti, i pochi voti che rimangono. Quindi ci manca solo che il Movimento 5 Stelle si debba appoggiare per fare un governo al centrodestra e che debba chiedere in qualche modo la fiducia dopo ai deputati e senatori di centrosinistra. Quindi voi elettori, se non votate, renderete ostaggio la maggioranza di governo dei partiti di opposizione. È sempre stato il problema italiano. E poi non si governa, perché se la maggioranza vuole continuare a governare deve dare delle concessioni ai partiti che l'appoggiano, e se non vuole governare, che si va alle elezioni, può darsi che decidano di non andare alle elezioni perché costerebbe troppo e nessuno sa di vincere, ma farebbero un governo tecnico di cui farebbe parte la maggioranza di governo, però accettando dei compromessi con tutti i politici che li appoggiano. Quindi voglio dire, è brutto non avere delle cifre ragionevoli con le quali governare. Non importa che vinca la destra, la sinistra o il Movimento 5 Stelle o la Lega. Dovete andare a votare e poi votate secondo coscienza. Però andate a votare, perché l'astensionismo fa frustrare gli intenti di amministrare da parte dei cittadini la Repubblica, che è la cosa pubblica, res pubblica. La politica è l'amministrazione cittadina, da polis politica. Quindi gli abitanti della città che governano attraverso la politica, che governano anche il paese. Voi non volete governare il paese? Non andate a votare. E poi vendranno dei tecnici che amministreranno per conto delle banche le proprietà pubbliche e private. È una bancocrazia, volete, che è peggio di una democrazia che funziona male o malsana come quella italiana, perché non verrà di sicuro un regime autoritario come quello fascista, ma poco ci mancherà. Beh, e anche questo del voto, di andare a votare, ve l'ho detto. In un paese dove si vota meno e si sta a rischio grecizzazione,